Use Law, avvocati in radio. Buongiorno, martedì 24 gennaio, sempre su Svegliati Avvocatura. Un breve jingle, siamo da voi. Scarica la nostra app, Use Law Web Radio, per Apple e Android. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia o nella sala. Oggi parleremo della condanna di Meta, sanzioni davvero pesanti che quasi di mezzo miliardo, e parleremo delle motivazioni del perché Meta è stata condannata, quali sono gli spiragli che si aprono rispetto a questa condanna e ai servizi di pubblicità attraverso la profilazione. Lo faremo in compagnia del collega e amico Lorenzo Tammos. Ascoltiamo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno all'amico e collega Lorenzo Tammos, è ben ritrovato e quindi buon anno, essendoci ritrovati subito dopo le feste. Buongiorno, buon anno anche a voi, ben trovati, grazie Angelo. Lorenzo, con te commentiamo i provvedimenti sanzionatori di Meta che cambiano un po' forse i modelli di business, no? dell'internet commerciale, qualcosa, cioè sempre più legati al sistema di protezione dei dati personali. Parlaci di questi provvedimenti e quali impatti potrebbero avere. Ma gli impatti dovrebbero essere importantissimi, lo ha sottolineato bene anche Andrea Jelinek, il presidente dell'European Data, la presidentessa dell'European Data Protection Board. Allora, il caso di specie è piuttosto noto. Si tratta di una vicenda che prende le mosse dalla entrata in vigore, quindi in applicabilità del regolamento generale, e in particolare dell'articolo 22 dello stesso. Articolo 22 del regolamento generale che infatti ha creato delle grosse difficoltà alle piattaforme, imponendo che non si potesse eseguire la cosiddetta pubblicità comportamentale attraverso la profilazione degli utenti, dei naviganti, se non in presenza di alcune eccezioni che sono date sostanzialmente dal secondo paragrafo dell'articolo 22 del nostro regolamento generale, che ammette la profilazione per pubblicità comportamentale per dare esecuzione ad un contratto, ovvero laddove esista il consenso dell'utente che viene profilato. Allora, inizialmente i grandi colossi tecnologici che mettono a disposizione i social a tutta la collettività, tra cui appunto Facebook e Instagram, hanno pensato bene di inserire nell'ambito delle clausole generali anche la necessità di essere profilati, e tra l'altro annegando nelle stesse, in maniera abbastanza, diciamo così, nascosta secondo l'orientamento delle DPB, il consenso. Quindi cosa è successo? Che nel momento in cui un utente accetta le condizioni generali, Instagram e Facebook si sentivano legittimate per dare esecuzione allo stesso contratto anche di profilare i vari utenti. Questa tesi, tra l'altro, che è stata contestata dal nostro amico Schrem attraverso l'associazione NOIP, il quale si è rivolto alla Commission irlandese, l'autorità garante per la protezione dei dati irlandese, è una tesi che inizialmente ha incontrato i favori dell'autorità di controllo irlandese, la quale ha detto, beh, effettivamente, al di là della carenza di trasparenza, perché tu Facebook, tu Instagram hai organizzato questo tipo di condizioni contrattuali in maniera un po' confusa, poco trasparente, per le quali in maniera confusa io ti spicco una sanzione piuttosto tiepida, però in relazione all'esecuzione del contratto non ho nulla da eccepire, perché effettivamente in base all'interpretazione peraltro apparentemente corretta dell'articolo 22, tu stai dando esecuzione ad un contratto che l'utente ha volontariamente stipulato, perché altrimenti avrebbe anche ha potuto non utilizzare Instagram piuttosto che Facebook, piuttosto che un'altra piattaforma, WhatsApp ad esempio. Certo. Di conseguenza, che cosa è successo? È successo che
è stata confezionata una bozza di decisione, di provvedimento da parte dell'autorità irlandese che in base ai meccanismi di coerenza di cui al titolo settimo del nostro regolamento generale ha dovuto essere sottoposta questo progetto di decisione al vaglio delle altre autorità di controllo. Nel caso specifico 10 di queste autorità di controllo hanno sollevato obiezioni pertinenti rispetto al progetto di decisione della Commissione irlandese dicendo no, non siamo d'accordo, tu non puoi confondere o utilizzare l'espediente dell'esecuzione del contratto per poi inserire la pubblicità, eseguire pubblicità profilata. E a seguito di queste obiezioni pertinenti e fondate, visto che non si è trovata una soluzione, è arrivata la questione, è stata posta al cospetto delle DPP. E l'EDPG sostanzialmente ha statuito in maniera vincolante, sempre nell'ambito di quel meccanismo di coerenza previsti dal regolamento generale, che la pubblicità comportamentale non può essere considerata necessaria per l'esecuzione di un contratto. Tanto l'EDPG nella versione in inglese dice di un presunto contratto con gli utenti di Facebook e Instagram, e che invece se queste piattaforme vogliono fare profilazione, avrebbero dovuto ricercare e farsi rilasciare il consenso specifico e distinto da parte di tutti gli utenti, precisando oltretutto che il consenso, l'EDPD ha precisato che il consenso, incluso nell'accettazione delle clausole generali di contratto, dovesse essere distinto, ben chiarito e specifico rispetto alla pubblicità comportamentale. Di conseguenza la Data Protection Commission irlandese, un po' controvoglia in realtà, essendo vincolata dalla decisione delle DPB, ha dovuto spiccare le predette sanzioni pecuniarie molto rilevanti, parliamo di 390 milioni di euro nei confronti di Meta, che è la holding riconducibile a Zuckerberg, non so perché spesso si sente dire Zuckerberg, come abbiamo americanizzato anche il nome che è in realtà di origine ungherese, comunque vabbè, inserendo nelle proprie motivazioni anche le argomentazioni delle DPP, però in modo abbastanza autoreferenziale, dicendo e sostenendo che di fondo a suo dire la questione non era tanto legata alla cattiva interpretazione dell'articolo 22, ma a una questione di mancanza di trasparenza della stessa. Quindi diciamo che un po' controvoglia ha spiccato queste sanzioni, specificando bene le due questioni attinenti all'esecuzione del contratto che non è utilizzabile come base giuridica legittimante e alla questione del consenso che laddove è utilizzato non deve pregiudicare l'utilizzo delle piattaforme da parte degli utenti. Certo che scenario, però adesso lo scenario è appunto, cioè mi hai anticipato, cioè per Meta è abbastanza difficoltoso poter ottenere il consenso di miliardi, di persone. La scelta alternativa è obbligata, quindi può accantonare la pubblicità comportamentale, ma non vedo come, perché le piattaforme vivono sulla base, riescono ad avere delle redditività assolutamente da capogiro grazie a questa pubblicità comportamentale che dà le stesse un vantaggio concorrenziale rispetto ai media tradizionali, oppure appunto impostare tutte le piattaforme facendosi rilasciare un consenso dagli utenti, seguendo l'articolo 7, i principi dell'articolo 7 del GDPR, quindi specifico, trasparente, granulare e che può essere anche revocato dagli stessi. E oltretutto, ripeto, la rilevanza maggiore di questa duplice sanzione, di cui è la duplice sanzione in decisione delle DPP 3-4, avrà un impatto anche su tutti gli altri giganti dell'impostera, su tutte le altre big tech, perché non potranno prescindere da questo tipo di decisione. Oppure far riconoscere a livello così legislativo normativo la possibilità di un legittimo interesse. Che ne pensi di questa possibilità? Allora, in realtà qui ci sarebbe da fare un discorso piuttosto profondo. Voi dovreste sapere che il considerando 47, l'ultima parte del considerando 47 del GDPR prevede che in determinati casi la base legittimante del legittimo interesse potrebbe essere anche relativa ad attività di marketing, d'accordo?
Quindi, in generale, ancorché considerando non siano direttamente applicabili, ma devono essere interpretati soltanto quale parte motivazionale, seguendo l'articolo 296 del testo unico sul funzionamento dell'Unione Europea, c'è questa previsione di marketing che si può basare sul legittimo interesse. Peccato che l'articolo 22, con riferimento all'utilizzazione dei cookie e dei sistemi automatizzati che comprendono anche la profilazione, invece dica e specifichi soltanto l'eccezione di cui abbiamo detto, cioè l'esecuzione di un contratto, la stipula di un contratto, il consenso, ovvero quando, come dicevi tu, la possibilità di eseguire pubblicità o perlomeno attività di profilazione sia prevista dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. Però la vedo dura che l'Unione, a fronte di una visione della Corte di Giustizia, dell'European Data Protection Board, molto ortodossa e dal mio punto di vista corretta, possa cambiare la normativa per fare un favore alle Big Tech, anche se la Commissione, capitanata da von der Leyen, sembra piuttosto piegata ai voleri del colonialismo a stelle e strisce statunitense. C'è questa fortissima dicotomia tra la Commissione, che è stata quella che ha adottato le decisioni dell'adeguatezza invalidate, prima Safe Harbor e poi Privacy Shield, la Commissione che a seguito dei colloqui che sono stati svolti con il presidente americano Biden è stata, non dico l'artefice, ma guarda caso è piccato fuori, saltato fuori l'executive Biden order con riferimento ai cookie di profilazione. Quindi c'è questa grande dicotomia. Vedremo che cosa capiterà. Sicuramente oggi stiamo vivendo una situazione prolungata, direbbe Michel Foucault, di illegalismo funzionale, cioè in questo momento le principali platform tecnologiche, per come funzionano, sarebbero e sono da considerare illegali, fuori norma. Potrebbero pure decidere magari dire Facebook da questo momento è solo a pagamento, cioè quindi cambiare proprio l'ottica di utilizzazione del social, no? E quindi però, lì forse no? Anche lì, però voglio dire, queste sono tutte, non dico de iure condendo, ma de iure parlando proprio, cioè così, nel senso che sono tutte opzioni che potrebbero, ma comunque certamente queste sanzioni e questo atteggiamento modificherà di gran lunga il rapporto, guarda, commerciale. Sono d'accordo, però dal mio sommesso punto di vista siamo di fronte ad una questione radicale di fondo, nel senso che sempre più nell'ambito delle decisioni della Corte di Giustizia e dell'European Data Protection Board io vedo una valutazione di tipo politico, cioè politico in senso buono, politica resa, quella di Platone, quella buona, che sostanzialmente serve ad dare un sostrato all'importanza che le platform hanno assunto. Se fino a poco tempo fa internet veniva considerato internet, quindi il grande mare sul quale le platform navigano, veniva considerato ed è stato considerato un bene comune, sempre più le istituzioni stanno di sottofondo considerando anche le platform dei beni comuni, dalle quali non è più possibile prescindere. E quindi c'è un certo modo di interpretare forzatamente la normativa anche prevista dal regolamento generale, perché se tu vai a leggere il paragrafo 1 dell'articolo 22, volendo fare l'avvocato del diavolo, quindi l'avvocato che difende la Data Protection Commission irlandese, nel momento in cui io ti propongo un contratto per utilizzare una funzionalità tecnologica, nell'ambito di questo contratto io ti dico guarda che c'è anche la profilazione, gli effetti giuridici sono quelli del contratto che tu accetti volontariamente e quindi anche l'interpretazione della Commissione irlandese ci starebbe tutto sommato. Il problema è che l'interpretazione della Corte di Giustizia e delle DPB è un'interpretazione sempre a favore e a tutela massima dei cittadini. E guardate che le corti nazionali
Quindi anche la Corte di Cassazione italiana, ma le corti in generale dei paesi europei nello spazio sé, invece non la pensano, non giudicano sempre così. E si sta verificando che c'è un divario forte interpretativo tra le autorità. Tra le istituzioni giurisdizionali europee e quelle nazionali. Certo. Quelle nazionali tendono a interpretare il diritto in tema di trattamento dei dati utilizzando le categorie interpretative nazionali, lo si vede anche con riferimento ai danni materiali, no? Per esempio le corti tedesche tendono da poco tempo a non riconoscere più il danno immateriale da cattivo trattamento, ma a utilizzare i paradigmi interpretativi nazionali per poterlo riconoscere, cioè l'interessato deve spiegare il come e il perché, dare la prova di in che cosa si sia rivelato poi il danno, in che cosa sia consistito il danno, no? Invece la Corte di Giustizia e le istituzioni europee, messa in disparte la Commissione, tendono a dire no, dobbiamo applicare in maniera estensiva, in maniera più produttiva possibile. Quindi siamo di fronte ad un cambiamento tecnico-giuridico, ma anche, secondo me, di apprezzamento in termini di psiche collettiva europea della funzionalità delle platform, che stanno diventando sempre di più delle piattaforme di tipo quasi parapubblicistico, potrei dire, parapubblicistico. Sì, esatto. Questo non va bene, perché è la stessa questione che si sta verificando con i programmi relativi a Crew Dragon, con i programmi relativi a Starlink della SpaceX di Elon Musk, che diventano sempre più forme di partenariato tra pubblico e privato a livello istituzionale con influenze geopolitiche. Quindi stiamo cambiando la visione mondiale. Torniamo sempre a quel concetto della voglio dire, commerciabilità dei dati e di quanto sia ormai importante questo traffico e questo volume di dati nel mondo commerciale, cioè, perché quella poi è l'essenza del discorso. Torniamo al concetto della disponibilità e indisponibilità dei dati. Noi abbiamo l'indisponibilità dei dati da un punto di vista teorico, ma abbiamo un uso massivo mondiale dei dati che vengono trattati come merce disponibile. Esatto. E quindi questo scontro tra visioni prima o poi dovrà trovare una soluzione, perché è un po' come avere dei principi teorici molto belli, ma del tutto inapplicabili, e una realtà materiale che segue tutt'altra via. Dopo un po' di anni, dopo un po' di tempo, le due questioni, i due piani della questione devono trovare un punto di conciliazione, altrimenti si rischia veramente di creare due mondi, no? Uno ideale e uno reale. Sì. Poi questa questione l'affronteremo forse successivamente, perché a quanto pare Meta ha preannunciato appello, quindi ci sarà qualche anno davanti a noi per poter riaffrontare il problema e poi per chiuderlo definitivamente o riaprirlo definitivamente, perché poi quello sarà il problema di una sentenza d'appello, no? Allora io penso che abbia proprio poche probabilità di accoglimento questo tipo di appello, e comunque la decisione è vincolante, il provvedimento è esecutivo, va rispettato e di conseguenza è interessante. Vedremo. Visto che avrà 3 mesi, adesso due e mezzo praticamente, perché ormai mezzo mese è trascorso, per fare questa obbligata scelta tra rinunciare alla pubblicità, ma la pubblicità è rinunciare a quella personalizzata. E oltretutto tutto questo scenario si cala all'interno di una questione attinente al cosiddetto Armageddon dei cookie. I cookie non sono più così performanti, cioè i cookie rispetto alle nuove tecnologie non sono quelli che danno la possibilità ai giganti tecnologici di poter essere certi e seguire e marcare i vari utenti nelle loro scelte, nelle loro inclinazioni, nelle loro navigazioni. Anche questo è un altro cambiamento di cui pochi parlano. Lo so, infatti. Bene Lorenzo, grazie di questa tua piacevole chiacchierata e una buona giornata a te. Grazie, arrivederci a tutti, a presto. Uslove Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questo è tutto, una buona giornata e buona settimana a tutti voi. Libertà e diritto per diffondere giustizia.
È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.